Vogliamo proprio spiegare in cosa consiste questa iniziativa del GAL? Sì, il progetto Orobaicando nella prima edizione, un progetto promosso da GAL della provincia di Bergamo con il capofila che è il GAL della provincia di Sondrio, nato con l'idea di promuovere la fruizione lenta del territorio valorizzando quelle che sono appunto le risorse naturali, paesaggistiche e enogastronomiche del territorio. In questa edizione che abbiamo chiamato 2.0 il focus si è spostato sul tema dell'accessibilità. L'idea è quella di proporre e promuovere la fruizione di questo territorio, del territorio che per quanto ci riguarda va dalla Valle Seriana ai laghi bergamaschi, con un'attenzione all'inclusione a 360 gradi. Ecco, in generale, farei un passo indietro, questo progetto che cosa si propone? Allora, l'idea è appunto valorizzare quelli che sono alcuni percorsi ciclopedonali lungo tutto il territorio della Valle Seriana e dei laghi bergamaschi, valorizzare questi percorsi in chiave di promozione appunto di quelle che sono le risorse paesaggistiche, ambientali, enogastronomiche, le produzioni tipiche dei territori, questo sempre in una logica di rete. L'idea è quella di promuovere tanti piccoli, alcune esperienze di territorio che appunto riescano a ricondurre una narrazione anche appunto territoriale che possa portare uno sviluppo socio-economico a 360 gradi. Qual è soprattutto il ruolo del GAL? La giornata di oggi può essere un esempio, una giornata nata dalla collaborazione con Promoserio e con l'associazione Skipassion proprio per creare un percorso grazie al supporto di Promoserio e all'associazione che possa essere fruito da tutti. Per noi dell'associazione Skipassion è stata un'ottima opportunità il fatto di conoscere il GAL e partecipare a questo progetto che si chiama Orobaicando, perché da diversi anni a questa parte stiamo puntando proprio sull'accessibilità alle persone con disabilità per migliorare l'accesso alla montagna d'inverno ed estate a livello turistico, a livello culturale, a livello sportivo, un po' su tutti i lati, proprio per valorizzare il nostro territorio e i benefici che le persone con disabilità possono avere dalla montagna, dallo sport e perché no anche dal turismo, perché sul territorio italiano ci sono diversi progetti che puntano a questo e hanno sviluppato diverse azioni. Noi dal 2019 ci stiamo provando e certo è che la collaborazione con gli enti pubblici ci sta dando modo di far vedere quello che facciamo e anche l'aiuto per andare avanti e fare questo lavoro, perché si parla dalle piste ciclabili alle percorsi agro-silvopastorali, sentieri, piste da sci, stiamo cercando di incrementare un po' tutto il progetto mettendo tutto questo. Il sogno è quello di realizzare qualcosa di effettivamente concreto nel territorio, da oggi andare in avanti, grazie anche a questi eventi di promozione, ma non solo per far vedere, ma proprio per concretizzare anche parte di progetto sul territorio, con una mappatura dove possiamo mettere magari dove ci sono i servizi igienici, bar, ristori accessibili, una serie di servizi che possono essere gli ausili che poi oggi andremo a far vedere con la formazione, che sono le joletti, i tree ride, le land bike, e cercare proprio di mettere su un piano, su una mappatura, quello che il turista o la persona locale con disabilità può trovare sul territorio, una serie di servizi. Noi crediamo in questa montagna terapia.